cassetta delle lettere. Allora, neanche il Covid ferma l'iniziativa di quelli che credono nel Natale tutto l'anno. Il gruppo di imprenditori e cittadini pavesi, anche per il 2020, ha lanciato la raccolta per offrire un sostegno alle famiglie in difficoltà. Quindi abbiamo voluto dare un significato ancora maggiore a questa edizione, che è la 10ª edizione. Abbiamo tante persone che hanno aderito, abbiamo tanti enti di servizio che hanno voluto essere presenti, non abbiamo voluto appositamente richiamare tutti all'interno di questa struttura per evitare assembramenti e per rispettare tutte le norme. Però tutti sanno come poter dare il loro contributo, la loro solidarietà, la loro vicinanza in un momento come questo alla nostra comunità. Noi ci sentiamo vicini, ci sentiamo parte integrante e sentiamo che essere comunità oggi significa essere presenti in qualche modo, in qualche misura, parlare meno ed essere concretamente fattivi e collaborativi. La cassetta di Babbo Natale si trova come sempre al Bar Gorizia di Pavia. Qui i bambini potranno imbucare le loro lettere e chiedere un regalo. Oltre ai giocattoli si possono donare anche vestiti, cibo e molto altro. Certo, ma infatti anche gli anni scorsi abbiamo sempre detto, se ci sono persone che vogliono donare indumenti, soprattutto per i bambini e soprattutto per il periodo invernale, generi alimentari piuttosto che abbonamenti a attività sportive, piuttosto che altre cose che possono essere di grande utilità, tutto è ben accetto e tutto verrà distribuito secondo una logica e secondo il criterio delle esigenze che si hanno. Voglio ricordare anche che domani ci sarà già la prima fase di questa iniziativa, per essere molto espliciti, e consegneremo presso la mensa del fratello, consegneremo circa 5 quintali di generi alimentari proprio da poter essere distribuiti a persone che noi non conosciamo, ma che sicuramente sono persone che sono in situazioni di bisogno. E questa è la prima iniziativa. Poi ci sono altre iniziative in arrivo, abbiamo centinaia di panettoni, quindi del nostro dolce tradizionale, che verranno distribuiti anche qui fra le mense o fra le famiglie che ne faranno richieste. Poi naturalmente il 22 dicembre alle 12:30 distribuiremo a persone che già hanno fatto richiesta, comunità che già noi conosciamo, distribuiamo tutto quanto avremo raccolto in questo periodo.